Salve a tutti, sono finalmente tornato da Lucca Comics Games. Mi sono in realtà preso un periodo di tempo prima di realizzare questo video e mi sembrava giusto raccontarvi qualcosa sull'esperienza dei giorni lucchesi. Come vi avevo raccontato in un video precedente, sono tornato a Lucca per conto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, in particolare all'interno del programma di Comics and Science Palace, che quest'anno è stato un evento separato rispetto al Comics and Games generale. Come INAF abbiamo portato tre eventi, due di presentazione di fumetti e attività fumettistiche e uno invece che in qualche modo è stata un'attività sperimentale, Justice in Space, in cui ho messo insieme le mie conferenze sulla scienza con i supereroi insieme con un particolare progetto, Pianeti in una stanza. In questo caso mi ha fatto compagnia Federica Duras, che è stata anche molto brava per commentare la parte in cui sono stato un po' più protagonista nell'integrarsi all'interno dello spirito giocoso supereroistico che contraddistingue appunto la serie della scienza con i supereroi. E non è detto che non proveremo a migliorare, a raffinare ancora di più questa commistione tra la scienza con i supereroi e Pianeti in una stanza per cercare di proporre qualcos'altro sia su web sia proprio dal vivo. Però di questo se ne parlerà nei prossimi mesi. Tra l'altro, nel corso della rassegna ho avuto modo di conoscere, quantomeno stringere la mano velocemente, Alberto Saracco, che è il mio vicino, diciamo così, di YouTube disneyano, e spero, anzi, che magari si possa fare qualcosa insieme in una delle prossime rassegne fumettistiche di fumetto scienze in cui Comics and Science sarà presente, per cui chi lo sa, magari riusciremo ancora a incontrarci, magari a proporre insieme qualcosa proprio a voi dal vivo. In effetti l'esperienza di Lucca Comics è stata comunque bella, esaltante, ma anche molto stancante. Questo al di là del viaggio della speranza che poi sono stato costretto grazie a Trenitalia, ma questi sono discorsi che forse è meglio lasciare ad altra occasione. Ci sono ovviamente stati alcuni elementi, diciamo così, da rivedere, come per esempio la location, che era un pochino separata rispetto a Lucca Comics Games, anche se non tanto. Il grosso problema in effetti è stato che davanti al posto scelto, cioè via della Zecca, c'erano in corso dei lavori che in teoria dovevano essere conclusi da tempo, e questo ha indubbiamente creato non pochi problemi, trasformando un punto che doveva essere magari di aggregazione in un punto semplicemente di passaggio. In questo devo però dare una nota di merito a Antonino La Barbera, che è stato un perfetto PR, in particolare l'ultimo giorno. Sempre all'interno della rassegna è stato molto interessante un esperimento in cui Michele Peddes e Giovanni Ecker hanno provato a spingere i presenti nella sala, che obiettivamente erano un po' pochi, a realizzare dal vivo, dando degli spunti a Peddes, una storia a carattere scientifico proprio lì in diretta, ed effettivamente siamo riusciti alla fine, dico il plurale perché l'ho tra il pubblico e ho dato qualche spunto, a creare una storia assurda ma con qualche elemento scientifico, partendo da un castoro geologo nello spazio che costruisce una diga per impedire la Via Lattea di esondare e andare ad inzuppare dei biscotti o dei cookies. Ma c'è una minaccia, una cometa killer chiamata Milkshaker, che se colpirà la diga farà in modo che il latte tracimi sui poveri biscotti. Di conseguenza Pino chiama Giove, il pianeta Castoro, il quale può fermare la cometa di viaggio nell'orbita. E in effetti Giove riesce all'intento, ma facendolo perdere equilibrio, cade nel latte, generando un buco bianco di cappuccino. E a questo punto Pino non può fare altro che diventare un barman e iniziare a servire cappuccini ai suoi amici, che nel frattempo sono diventati pan di stelle. Non ci spieghiamo perché, ma va benissimo così. Non vi dico nello specifico quali sono i due contributi che ho dato, ma li potrete
intuire. Uno è di ispirazione molto disneyana e l'altro direi di ispirazione scientifica. È stato, devo dire, comunque una partecipare molto divertente, ma non è stata l'unica cosa divertente che c'è stata all'interno di Comics and Science, per cui spero che effettivamente l'anno prossimo si riescano a migliorare tutte le cose che quest'anno non sono andate bene, perché sarà veramente molto bello e divertente, sarebbe molto bello e divertente, anche un grandissimo onore, poter tornare far parte di quel programma. Ovviamente la mia Lucca Comics non è stata solo stare lì, ma che ho fatto un giro tempo permettendo. Alla fine i miei acquisti però si sono fermati ad alcuni acquisti disneyani supereroistici all'interno dello stand della Panini e alcuni acquisti all'interno dello bookshop di Comics and Science. Ovviamente mi sono portato a casa non solo i fumetti che ho acquistato, ma anche una copia dei due fumetti che abbiamo presentato. Vi lascio tra l'altro in descrizione il link per poterli andare a recuperare, visto che è possibile scaricare una versione gratuita in PDF. Se invece avrete la fortuna di partecipare a qualche attività pubblica di una qualsiasi delle sedi nell'INAF, magari potrete addirittura riuscire ad accavarrarvi una copia fisica, in particolare di Frammenti di Cielo. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, in particolare conto di realizzare un altro paio di video legati proprio a Lucca Comics and Games. Per cui, saluti a tutti!